Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore, un dolore che non dovrebbe essere mai provato, un dolore che non si riuscirebbe nemmeno ad immaginare per quanto è forte e profondo. Il lutto di per sé è una situazione difficile da affrontare, quando poi viene a mancare un membro della famiglia fondamentale, diviene ancora più complesso. Un cantante italiano ha dovuto vivere questa tremenda esperienza, a causa della perdita di sua figlia. La vita sentimentale del cantante punto nel corso dell'intervista, Eleonora Daniele ha spostato la conversazione anche su altri argomenti. Ha parlato anche di eventi di maggiore felicità, come il terzo matrimonio di Edoardo Vianello. Il cantante, dopo essersi separato dalla sua seconda moglie, ha incontrato Elfrida Smolli. I due si sono conosciuti proprio il giorno del divorzio, all'esterno del tribunale. Dopo solo 3 ore dalla separazione, subito Edoardo Vianello ha trovato di nuovo l'amore. Non è stato un colpo di fulmine, ma c'entra sicuramente il fato. Insomma, non tutti i mali vengono per nuocere. La vita non riserva solo amare sorprese, ma anche realtà gioiose. Il lutto di Edoardo Vianello. Sono passati pochi anni da quando Edoardo Vianello ha dovuto dire addio per sempre ad un membro fondamentale della sua famiglia. La donna è venuta a mancare a causa di una brutta malattia, un tumore che l'ha strappata per sempre dalle braccia dei suoi genitori. Il celebre interprete del brano Abbronzatissima, come riportato dal sito Notizie Musica It, è stato intervistato da Eleonora Daniele alla trasmissione Storie Italiane e ha raccontato il dramma vissuto. Un dolore affrontato da madre e padre in due modi differenti a causa della morte della figlia Susanna. Nonostante Edoardo Vianello abbia condiviso questa esperienza con la sua ex moglie, nonché madre di Susanna, Dilma Goic, le reazioni sono state differenti. Il cantautore infatti racconta: "Abbiamo sofferto in modo diverso, Dilma viveva con Susanna, quindi ha avvertito maggiormente la sua mancanza. Io, invece, ho vissuto il dolore in maniera diversa perché sono più riservato". Queste sono le uniche dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista. Nessun'altra parola, per non rinvangare il grande dolore del passato che ancora oggi è vivo nel cuore. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.